perfettamente in orario, possiamo ricominciare i nostri lavori che a questo punto prevedono una tavola rotonda, un po' poeticamente dedicata a ricordi e prospettive. I tre partecipanti alla tavola rotonda, che ringrazio sentitamente per la loro presenza e per l'onore che ci fanno nel partecipare ad essa, sono Giuliano Amato, Tiziano Treu e Giorgio Benvenuto. Se siete d'accordo, conserverei questo ordine per i loro interventi, immaginando una prima serie di interventi e poi eventualmente delle repliche in seguito, seguendo lo stesso ordine. I loro nomi hanno il vantaggio di non aver bisogno di alcuna presentazione e quindi passo immediatamente a dare la parola al professor Giuliano Amato dopo avergli rinnovato i miei ringraziamenti per la sua presenza. Prego. E dovrebbe accendere il microfono. Eccolo. È curioso l'ordine alfabetico di questa tavola rotonda. Comunque lo possiamo lasciare tra le cose che non è necessario chiarire. È difficile per me affrontare un tema che attraversa buonissima parte della mia lunga vita ormai, quando lo Statuto dei lavoratori era in elaborazione, io ero il consulente giuridico del gruppo socialista del Senato, dopo aver fatto l'ufficio legislativo del bilancio in anni precedenti, e quindi seguivo molto da vicino queste cose, la cui lettura è rimasta in me fortemente ipotecata dal tempo in cui le cose accaddero. E quando sento oggi parlare dello Statuto dei lavoratori come di uno strumento del passato, relativamente rilevante, ecco, fortunatamente ho letto nella relazione di Alessandro Roncaglia stamani il clima che c'era prima, cioè ben al di là di quello che la dottrina giuridica potrebbe offrire come schema nel quale collocare la presenza dei diritti del lavoratore. Si sa, l'impresa è uno degli ambiti nei quali la stessa democrazia liberale accetta l'esistenza di un potere, è il potere organizzativo dell'imprenditore. L'impresa non vivrebbe se non si potesse avvalere di questo potere, e beh, davanti a questo potere debbono esserci dei diritti che lo limitano o che comunque dei diritti di cui esso tiene conto. Cioè lo schema potere-diritti, che è lo schema su cui i diritti nascono nella storia delle società, nel senso più ampio, è uno schema destinato a riprodursi all'interno dell'impresa, che è uno dei pochi ambiti, non lo dimentichiamo, nei quali anche in democrazia si è costretti ad accettare l'esistenza di un potere non legittimato dal voto di coloro nei confronti dei quali viene esercitato. Benissimo. È una spiegazione. Ma questa spiegazione ve la posso dare in classe il primo anno di un corso, ma non è sufficiente. Cioè, ha ragione Roncaglia, quando nasce lo Statuto dei lavoratori, noi avevamo ancora nelle fabbriche le squadre che punivano anche con mezzi correttivi coloro che non si adeguavano a ciò a cui si riteneva che ci si dovesse adeguare. Le donne, all'epoca non esisteva il MeToo,
Ma avrebbe potuto esistere un MeToo all'ennesima potenza rispetto a ciò che poteva accadere o accadeva a chi era assoggettato al potere d'impresa legittimato anche da Ronald Coase, dall'organizzazione gerarchica dell'impresa. Cioè, noi eravamo alla presenza di fatti di cui eravamo consapevoli, che accadevano, si diceva, dietro i cancelli delle fabbriche, che rendevano quasi onirica la spiegazione che io, da bravo giurista, cultore di diritto costituzionale, potevo dare della naturale corrispettività dei diritti nei confronti del potere. No, qui c'era qualcosa da fronteggiare, c'era un illegittimo illecito strisciante lì dentro e il diritto serviva a disinquinare, se possibile, da tutto questo ciò che accadeva al di là dei cancelli della fabbrica. Ma pensate soltanto alla formula che venne usata: portare i diritti costituzionali oltre i cancelli della fabbrica. Santo Signore, e che era quella? Era terra di missione popolata da dei, insomma, non voglio usare parole grosse, ma uno non si sarebbe aspettato che fosse necessario, perché non esiste sul territorio nazionale zona franca dalla Costituzione. Quindi c'era un'esperienza forte alle spalle e il significato di quello statuto allora molti lo vissero in questa chiave. Per questo venne valutato dal mondo del lavoro molto positivamente, perché significava questo: fornire finalmente di scudo chi quello scudo non lo aveva in precedenza e completare, fra l'altro, poi una legge che fu una delle più belle avventure per chi si occupava di diritto in quegli anni, la legge del 66 sul licenziamento per giusta causa. Completare questa cosa qui. Non dimentichiamo che noi allora avevamo un po' alle spalle, un po' accanto, una società nella quale si poteva semplicemente licenziare. E che ci fosse una giusta causa o no, questo era irrilevante. E le donne, alle prime avvisaglie, non dirò di gravidanza, ma di relazione con qualcuno da cui avrebbe potuto venire una gravidanza, erano perciò stesso soggette al licenziamento. Scusate se tutto questo vi sembra retorico, ma per chi lo ha vissuto, retorico non è. E dà un significato a questo statuto che giustifica il nome che ha acquisito al posto di quello che gli spetterebbe legge numero 300. Ma non è solo questo che rispetto al tempo lo statuto evoca. Evoca anche qualcos'altro, a mio avviso più problematico, su cui Gino Giugni oggi tornerebbe ancora una volta a discutere, che è il rapporto tra lo statuto e la conflittualità, per intenderci, come sanno coloro che l'hanno studiato e che qui sono presenti. Lo statuto dei lavoratori, che sembrava fatto per rimediare a vecchi soprusi, quelli di cui ora parlavo, arrivò in una stagione in cui, al di là dei vecchi soprusi, ormai si era creata, in anni, non lo dimentichiamo, in cui c'era stata una fortissima compressione salariale a fronte di una crescita non meno forte alla rovescia della produttività, e quindi erano state create le condizioni di una forte conflittualità. La conflittualità esplose, e insomma
l'autunno caldo precede di poco l'entrata in vigore di questa legge, che vigerà nei suoi primi anni nel proseguio delle conseguenze dell'autunno caldo. Allora lo statuto fu uno strumento non per riparare i soprusi del passato, ma per dare spazio ad una conflittualità corrosiva e dannosa per l'impresa che sarebbe venuta subito dopo il suo arrivo. Sappiamo che c'è stata discussione a questo riguardo. E qui però viene quello che io considero il punto chiave dello statuto, che era quello che stava nella testa di Gino Giugni, venuto dall'America, qualcuno potrebbe notare, cioè non è affatto esclusa la utilizzazione degli strumenti di quello statuto per la conflittualità, ma la conflittualità concepita dal riformista Giugni e dal sindacato riformista è una conflittualità finalizzata al trovare una soluzione. Una conflittualità propedeutica ad un robusto avanzamento delle ragioni della parte lavoratrice perché alla fine ad una soluzione si arrivi. Perché lo statuto, secondo alcuni, è rimasto legato all'idea di una conflittualità nociva, anziché di quella conflittualità che anche Dahrendorf riteneva fisiologica da posizione in funzione del raggiungimento della soluzione? Perché in realtà prevalevano o si facevano valere, quando non prevalevano, ideologie, posizioni per le quali la conflittualità non aveva limite. La conflittualità era anche fine a se stessa, poteva anche portare a scardinare le caratteristiche produttive del sistema e così facendo realizzava il suo scopo. Questa è una discussione interessante, se vogliamo, da fare, che riguarda il presente di allora dello statuto. Strumenti, alcune delle sue disposizioni, utile per la conflittualità, con quale diverso rendimento a seconda della cultura del conflitto o della cultura sindacale che si avvalgono di questi strumenti. Io dico con chiarezza, poi io sono stato amico fraterno di Giugni e abbiamo pensato tante cose insieme, nessuno di noi due avrebbe mai rinunciato al conflitto per un cattivo uso che se ne potesse fare, ed era casomai nostra responsabilità, nostro compito, far sì che se ne facesse buon uso, non che se ne privasse la parte lavoratrice, che la si privasse della possibilità di usarlo. Ma prima di chiudere voglio dire un'ultima cosa, che pensando al presente, e qui mi riallaccio alle cose che ho sentito dire da Landini, che condivido molto, che riguarda l'equilibrio fondamentale dello statuto. Lo ha messo bene in evidenza oggi nella sua relazione Silvana Sciarra, lo aveva già fatto in passato, ma lo ha ripreso bene nella sua relazione per questo convegno, l'equilibrio tra l'affermazione dei diritti dei lavoratori e l'affermazione del ruolo della rappresentanza sindacale, della rappresentanza aziendale, della rappresentanza aziendale fatta attraverso la rappresentanza sindacale. Badate, questo, se riflettiamo sull'esperienza del nostro tempo, questo equilibrio, l'aspettativa che quei diritti possano essere fatti valere in quanto si è organizzati sindacalmente e solo residualmente
da soli in sede giudiziaria alle prese con un giudice più o meno simpatetico. Ecco, questo è un elemento essenziale a fini non soltanto di tutela dei diritti, ma di governance efficace di una società e di sua possibile coesione sociale. La faccio breve. Se qualcosa è accaduto che non va al nostro tempo, non è tanto di per sé la fine del fordismo che ha cancellato alcuni di questi diritti o alcune di queste modalità per farli valere. I metodi di produzione sono sempre cambiati nel tempo e a questo cambiamento bisogna sapersi comunque adattare. Quanto il fatto che i cambiamenti dei modi di produzione di beni e di servizi hanno disarticolato il mondo del lavoro, hanno individualizzato le vite dei lavoratori, hanno separato i diritti dalla rappresentanza, hanno portato le stesse rappresentanze politiche e sindacali a sposare una cultura individuale dei diritti che ha messo in secondo piano progressivamente l'importanza della identità collettiva che i lavoratori formano fra di loro attraverso gli organismi sindacali in cui vivono e da cui si fanno rappresentare. Questo è un processo che ha avuto conseguenze svariatissime, compreso il fatto che oggi le identità collettive sono piuttosto di destra che non di sinistra e che la sinistra e il movimento sindacale hanno difficoltà a ricrearne di capaci di funzionare. Certo si è che alle prese con un mondo nel quale i diritti vanno portati non al di là dei cancelli della fabbrica, ma nei laboratori e sulle biciclette dei riders, sentiamo tutta la essenziale importanza di ricostituire forti legami di identità collettiva rappresentativa che permettano a tutto questo di essere governati. I diritti da soli non riescono ad esistere se tu sei una parte debole. I diritti da soli resistono solo per i forti. Ecco, questo è un punto che oggi dobbiamo sapere tenere presente. Mi fermo qua. Grazie mille al professor Amato per questo intervento che direi ha interpretato splendidamente il titolo Ricordi e prospettive, e quindi passo la parola al professor Treu, che ha bisogno di presentazioni, ma ricordo che è stato mio professore, questo non viene mai ricordato, però lo voglio ricordare qui, prego. Grazie al mio professore. Complimenti per questa giornata, io ne ho seguita una buona parte e anch'io penso che il titolo Ricordi e prospettive sia tra le tante altre cose significativo. Beh, nel 1969-70 io ero un giovane professore e il mio maestro di elezione è stato Gino Giugni, e nel mentre era in incubazione questa legge, io cercavo di aiutarlo, di seguirlo nella sua attività, che poi è stata quella fondamentale per l'ideazione di questo tipo di legge eccezionale. E quindi mi fa molto piacere ricordarlo. Prendo un primo punto di sottolineatura. Non c'è dubbio che quella fu una legge preparata da una forte pressione e mobilitazione popolare dei lavoratori e anche da un cambio di cultura giuridica, in particolare del diritto del lavoro in questo caso, che stava uscendo
dal guscio del diritto civile, si lasciava dietro i retaggi corporativi e appunto con Gino Giugni e Federico Mancini elaborava idee nuove anche tenendo conto delle esperienze d'oltre Atlantico. Anch'io ero stato esposto a quelle esperienze e una delle idee fondamentali che si dice spesso tra noi giuslavoristi, in particolare in questi 50 anni abbiamo ricordato lo Statuto dei Lavoratori tante volte, quest'anno poi anno dell'anniversario dei 50 anni ancora più spesso, l'idea appunto che i diritti individuali fondamentali dovevano entrare nelle fabbriche, ma che da soli non sarebbero stati sufficienti se non fossero sostenuti da una forte azione collettiva riconosciuta e sostenuta dallo stesso diritto. Quindi se ne è parlato molto, insomma, questa la parte dello Statuto dei Lavoratori che affermava i principali diritti individuali nei luoghi di lavoro era poi completata e sostenuta nell'effettività dalla seconda parte dello Statuto dei Lavoratori che riconosceva e sosteneva senza e sosteneva l'azione sindacale nelle fabbriche. Come si è detto anche nel dibattito, sostegno, promozione senza regolazione. Questo è un punto che poi tornerà spesso e oggi tuttora irrisolto. Quindi una felice sintesi sia poi politica sia anche culturale che è stata la base, una delle basi della vitalità di questa legge nel corso dei 50 anni. L'ho sentito stamattina, ma lo abbiamo scritto tante volte, è una legge che si è dimostrata vitale per i suoi valori, ma anche per la sua incidenza sulla realtà, soprattutto delle relazioni industriali, e ha avuto cambiamenti non fondamentali, ma insomma significativi nel corso del tempo, quindi dimostrando che era una legge che, essendo immersa nella realtà del lavoro individuale e collettiva, reagiva e si doveva confrontare con questi cambiamenti. E è stato detto anche qui, e questa non è una legge qualunque, non solo per la sua ascendenza costituzionale, valoriale, ma perché appunto essendo immersa nella realtà riflette molto il contesto, i cambiamenti, e quindi va vista sia come retrospettiva, ma soprattutto in prospettiva, alla luce di questi cambiamenti. Ora, per pensare un po', come ho sentito, a quali sono i problemi che si sono accumulati nel tempo e che adesso ci interrogano sul futuro, le prospettive di questi problemi. Ma direi che questa legge è il frutto maturo di un'epoca, l'epoca fordista, che ha prodotto una grande impresa. Infatti lo statuto, come è noto, è una legge che considera soprattutto la grande impresa e il lavoratore, il lavoratore massa, il Ciputi. Ora questo contesto e le stesse basi strutturali su cui si è costruita sono cambiate progressivamente e negli ultimi tempi con una particolare accelerazione. Lo vediamo prima dell'emergenza Covid. Globalizzazione e tecnologie hanno sostanzialmente cambiato l'involucro. E quindi, come ha detto Giuliano Amato adesso, non è cambiato solo l'involucro, è cambiata la base stessa. E quindi noi abbiamo in realtà una categoria, una serie di categorie che sono venute meno nella loro configurazione tradizionale. Il lavoratore subordinato della grande impresa non è più la figura unica e dominante a cui il diritto del lavoro e quindi anche i diritti si possono riferire, perché il mercato del lavoro si è progressivamente evoluto al posto dell'omogeneità e del carattere strutturale del lavoro subordinato. C'è appunto una diversità di
di figure, e c'è una fortissima, insieme a questa diversità, e parallelamente una individualizzazione delle posizioni, e quindi il diritto del lavoro in generale e i diritti di cui allo statuto devono fare i conti con una realtà che è così completamente cambiata. Allora, noi ci siamo interrogati negli ultimi tempi, tutti noi credo, abbiamo visto discussioni accese che hanno appunto questo fuoco, l'ha detto anche Landini. Beh, quei diritti allora fondamentali e ascritti al lavoratore Ciputi, ora come farli, come riferirli, renderli effettivi per le persone che lavorano, tutte le persone che lavorano? Un linguaggio tra l'altro assolutamente nuovo, solo 5 anni fa neanche nei giuristi, non dico nei sindacalisti, sarebbe stato così formulato il concetto. E questo è un problema che ci siamo posti negli ultimi tempi, e quindi l'idea di come estendere questi diritti, integrarli, non è solo di estenderli a tutti i lavori, ma anche, sempre Landini l'ha detto molto bene, come integrarli, perché i nuovi diritti, i diritti di nuova generazione, a cominciare dal diritto alla formazione individuale continua, il diritto alla privacy, alla sicurezza, questi sono, come dire, integrazioni, prospettive su cui stiamo appena ora interrogandoci e cercando di dare una risposta. In realtà, mi fa piacere ricordarlo perché con Giuliano Amato proprio molto tempo fa già noi immaginavamo che questo era un problema e abbiamo fatto un'ipotesi un po' illuministica, devo dire allora, di come passare dal diritto che avevamo ricevuto del lavoro a dei diritti dei lavori diversi che avessero una base comune, appunto universalistica, uno zoccolo sociale di base, come dicono i francesi, e quindi che potesse essere riferito a tutte queste nuove figure che stavano via via emergendo, che adesso sono, come dire, arrivati ai lavoratori della gig economy, che non solo sono i rider, sono migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori che sono ormai riferiti e gestiti, tra virgolette, da una piattaforma nuovo datore di lavoro. Ecco, secondo me questo è il problema, lo ha detto anche, ripeto, Landini, ma è un problema perché non basta, come dire, affermare la necessità di universalizzare questi diritti. Siccome questi si collocano in contesti diversi, devono fare i conti con l'economia, con la diversità strutturale delle posizioni. Il problema è come formulare questa base di diritti universali a tutte le persone che lavorano, ma nel contempo tenendo conto delle diversità effettive, non artificiose, di posizione, di bisogni, di rapporti con l'economia che le varie categorie di lavoro comportano. E noi avevamo immaginato appunto un diritto del lavoro a più livelli, appunto un livello di base, e poi via via. Siamo ancora lì perché a me pare che questo è un problema fondamentale. Conciliare appunto questa necessaria universalizzazione dei diritti, che è una liberazione, è un orizzonte nuovo, non solo la fabbrica appunto, ma le persone che lavorano in questo mercato del lavoro fluido, e appunto anche la diversità, che è una diversità collettiva di gruppi diversi, che hanno posizione, ma anche, ancora di più se, no, se volete, una diversità delle bisogni e delle aspettative individuali. Ecco, questo secondo me è il problema con cui dobbiamo confrontarci, il diritto del lavoro del futuro, che riguarda sia la parte appunto di regolazione individuale e sia ha delle implicazioni su cosa c'entra, come si colloca il fenomeno collettivo, la contrattazione collettiva in questo contesto, perché lo statuto in effetti fu
uno strumento fondamentalmente di valorizzazione del metodo contrattuale come strumento di composizione dei conflitti e anzi, come in certe varianti, l'abbiamo visto, come fonte prioritaria anche più della legge, delle regole del lavoro. Ecco, credo tra l'altro che, e lascio aperta la domanda, questa modulazione delle regole, delle tutele di questi tipi di lavori che vanno verso appunto la gig economy è probabilmente un problema da trattare in via sperimentale, probabilmente non con leggi a cascata come invece purtroppo stiamo vedendo, ma forse soprattutto, anzitutto ancora riscoprendo questo metodo contrattuale che allora era la fonte prioritaria anche nelle idee di Gino Giugni. Questo è un primo problema. Siccome ho poco tempo, voglio sottolineare l'altra questione, l'altro corno della questione di allora e di adesso, che è stata ricordata. Allora si valorizzò il metodo contrattuale riconoscendo i diritti collettivi dell'impresa senza regolare le forme della rappresentanza, poi in nome di un volontarismo di matrice anglosassone che tuttora perdura in larga misura. Noi siamo l'unico paese europeo che appunto non ha una regolazione sostanzialmente di nessuno degli aspetti, dei fenomeni principali delle relazioni industriali, non la rappresentanza, non la regolazione del contratto collettivo, lo sciopero affidato sia alla regolazione, all'autoregolazione o alla regolazione della giurisprudenza con una legge quadro. Ecco, questo io ho sentito anche le posizioni. Il contratto collettivo allora era uno strumento di regolazione, ma era anche uno strumento di coesione sociale, che infatti poi si sviluppava verso la concertazione, un patto sociale. E ora questo strumento fatica ad affermarsi in un contesto così diverso che è appunto il mercato del lavoro frammentato, così diverso da allora. Era la grande fabbrica Mirafiori, 60.000 cipputi nello stesso luogo, regolati in modo omogeneo. E qui credo anch'io che occorre ripensare. Noi a CNEL vediamo tutti i giorni questo proliferare di contratti collettivi, oltre 900, di cui la maggioranza innominati, con parti non definite, molti dei quali operano competizione al ribasso, tutte cose che sono state già dette, e quindi il volontarismo di questi anni non è in grado di controllare questi fenomeni. Occorre una legge, come la facciamo? Si sta pensando da tempo, una legge sugli agenti contrattuali e sulla stessa figura del contratto collettivo, che lo stesso legislatore sta utilizzando come fonte, perché proprio di fronte a questi fenomeni, guardate per esempio appunto i rider, che sono molto, molto presenti anche visivamente all'opinione pubblica, il legislatore ha sostanzialmente dato una minimale indicazione sulle tutele ed ha molto delegato, come anche in altri paesi, alla contrattazione collettiva di dare una specificazione delle tutele adatta a questo variabile fenomeno. Ecco, ma in questo punto il contratto collettivo, non solo in Italia, fatica sia a qualificare, a regolare queste forme nuove e soprattutto anche a raggiungere gran parte dell'economia tradizionale delle piccole imprese che sono ancora ferme a forme certamente non quelle della tecnologia avanzata, a forme molto tradizionali. E quindi io credo che occorre, per la parte che dicevo prima, fare questo ripensamento dei diritti nella varietà delle figure. E poi, per quanto riguarda la parte collettiva, come rivitalizzare l'azione collettiva tenendo conto delle diversità individuali. Quindi un'idea dell'interesse collettivo, che noi allora discutevamo, che si riconcili con i diritti individuali in qualche modo. Si intravedono appena alcune modalità
e come questa diversa e nuova sfida, appunto, di un collettivo che cerchi di dare coesione a un mondo di individui sempre più disorientato, oltretutto, ecco, questo strumento collettivo, come più che come regolarlo, come promuoverlo, perché l'anima dello Statuto dei lavoratori, la seconda parte della promozione dello strumento collettivo, è rimasta completamente abbandonata nei decenni, immaginando che fosse sufficiente il vitalismo collettivo a autoregolarsi e a crescere. Non è stato così, altri paesi hanno ripreso la tematica della promozione dei diritti collettivi e del contratto collettivo, noi no, anche per la difficoltà della politica, non solo in questo campo, negli ultimi anni. E quindi queste due sono grandi sfide per il futuro e per le prospettive. Se vogliamo raccogliere i messaggi fondamentali dello Statuto, ma renderli effettivi, attuali, significativi nel contesto così diverso dell'economia digitale. Grazie. Grazie mille per questo intervento che ci porta verso il futuro e le prospettive non sempre molto rosee, devo dire, dell'economia del futuro, però la sfida c'è. Do la parola a Giorgio Benvenuto, prego. Molte grazie, un saluto affettuoso a tutte e a tutti. Ricordi e prospettive. Dei ricordi penso che è bene dirli. Il primo è che poco più di 100 anni fa, il 26 giugno 1920, Filippo Turati, intervenendo alla Camera dei Deputati, facendo il discorso che è molto famoso, ricostruire l'Italia, disse queste parole. E qui mi cade a concio dir subito che appunto per questa psicologia e per i tempi mutati non ci riuscirà di industrializzare il nostro paese se prima non faremo il nuovo statuto dei lavoratori, che li faccia, se non ancora arbitri assoluti, almeno partecipi della produzione e non già passivamente partecipi agli utili, secondo certe vedute pelosamente filantropiche, ma partecipi nella gestione, nella direzione, nel controllo della produzione nazionale, ossia condomini. Bene, era Turati in minoranza nel Partito Socialista, prospettava la responsabilità di governo dei socialisti e delle riforme, sappiamo poi come è andato, perché in quell'epoca, in quell'anno, prevaleva la rivoluzione e nel mondo sindacale, nella maggioranza anche dei socialisti, e c'era il desiderio di fare come in Russia, di fare la rivoluzione. Seconda citazione. Giuseppe Di Vittorio e Fernando Sanpi al congresso della CGIL nel 1952 parlano di uno statuto dei lavoratori. Cito: il lavoratore, dice Di Vittorio, è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa, e vuole che questi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. Perché ho citato? Perché nelle fabbriche le cose non erano così, perché avvenne il miracolo economico, ma il miracolo economico creò ancora più diseguaglianze nel nostro paese. E le situazioni, l'avete proprio Roncaglia, sono state dette da altri nel corso dell'intervento, sono note, e che la condizione dei lavoratori era una condizione assolutamente in rotta di collisione con i valori affermati nella Costituzione. A testimonianza di questo voglio ricordare
anche io qualcosa. Alla fine, all'inizio del 1970, il pretore Guariniello, un'operazione di controllo in una sorta di requisizione di atti presso la Fiat, trovò delle schede, migliaia di schede segnalettiche che erano state fatte nel corso degli anni fino al 1970, nelle quali, con la collaborazione anche di realtà istituzionali, si chiedevano informazioni per esercitare una discriminazione nell'assunzione, ma anche nella valorizzazione, nell'impiego dei lavoratori. Non mi voglio annoiare, ma ne voglio dire tre. Una prima, FA, impiegata Fiat Mirafiori, simpatizza per il Partito Comunista. Risulta che all'atto del matrimonio era in stato di avanzata gravidanza, seria, onesta, di comune intelligenza e di buoni sentimenti, però arrogante e piena di alterigia. I familiari sono tutti di idee estremiste, più o meno moderate, di sentimenti poco religiosi, tant'è vero che durante il passaggio della Madonna Pellegrina si rifiutarono di partecipare con gli altri inquilini all'illuminazione dello stabile. Consta inoltre che al nonno materno venne fatta sepoltura civile con conseguente cremazione. Altra scheda segnalettica, FR, già di tendenza socialista nenniana, in questi ultimi tempi, almeno nelle manifestazioni apparenti, appare ravveduto e propende per il socialismo democratico saragattiano. Si è anche riavvicinato alla Chiesa. Alcuni però lo ritengono opportunista e sono convinti che nutra tuttora sentimenti socialisti. Due altre brevissime, perché non erano solo negative. R.A., giovane seria, riservata, volenterosa, di facile comando e amante dell'ordine. Ancora, DM, donna riservata e volenterosa, disciplinata, docile al lavoro. Quindi lo statuto toccava un problema reale. E questo vento di libertà che fu, lo dobbiamo riconoscere a posteriori, dovuto al primo centro-sinistra, che tentò e fece anche delle riforme. Riccardo Lombardi le chiamava delle riforme strutturali, pose il problema, lo ricordava Tamburrano nei diari di Nenni, come una delle posizioni che i socialisti avevano posto nel fare il primo centro-sinistra, che era presieduto dall'onorevole Moro. Le cose non furono semplici, e non furono semplici perché non c'era un'opinione comune nelle organizzazioni sindacali, perché esistevano delle posizioni differenti, ma che avevano un loro fondamento, soprattutto nella CISL, che era contraria a degli interventi legislativi nel campo del lavoro, che si basava di più sull'autonomia. E qui il grande ruolo e questa simbiosi, questo rapporto che esisteva nel sindacato, tra il sindacato in maniera diversa e il mondo accademico, il mondo, diciamo così, che tentava di dare un valore al giuslavorismo, vide all'opera due grandi innovatori. Federico Mancini veniva ricordato ora da Treu e Gino Giugni. Gino Giugni è stato un regista, è stato una persona, come io lo ricordo,
e che ha saputo gestire bene questa lunga vicenda. Questa lunga vicenda che ha avuto anche un altro personaggio importante, Giacomo Brodolini. Brodolini era un sindacalista, era stato sindacalista, era stato politico, veniva dal Partito Nazione, era socialista, ma era stato segretario della CGIL. Aveva lavorato con particolare attenzione anche con un altro sindacalista della CGIL, segretario degli edili, perché gli edili anticiparono alcune soluzioni, e aveva lavorato molto nel terreno, sul terreno sindacale. Diventò ministro del lavoro nel 1968. Vissuto poco Brodolini, meno di 50 anni, ma in quel suo impegno ha fatto moltissime cose per ridurre le diseguaglianze nel nostro paese. Pensiamo al superamento delle zone, delle gabbie salariali, pensiamo a una prima riforma delle pensioni, e ha avviato lo statuto dei lavoratori. Lo ha avviato, voglio ricordarlo, e lo ha avviato dicendo che veniva presentato lo statuto dei lavoratori quando ci fu la polizia sparò e uccise due braccianti ad Avola. C'era un'avvertenza, i braccianti avevano occupato la strada, intervenne la polizia, pensate che l'avvertenza era sul fatto che i salari erano diversi tra quelli che si prendevano a Siracusa e quelli che si presentavano, si preparavano ad Aula. Vennero i sindacalisti di Siracusa e portarono a Brodolini, io lo ricordo questa, portarono un paniere pieno di proiettili che erano stati sparati su questi braccianti. E Brodolini, appena fatto ministro, andò lì e parlò, e nel parlare preannunciò che avrebbe fatto fino in fondo la battaglia per lo statuto dei lavoratori, ne indicò i principi, ed ebbe come collaboratore Gino Giugni, Enzo Bartocci, e riuscì a definire il progetto che venne presentato a Consiglio dei Ministri e quindi approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni prima di morire per questa malattia terribile che aveva. Gino Giugni racconta che prima di andare disse a Gino Giugni, gli lasciò come una testimonianza: Gino, mi raccomando, quando il testo andrà in Parlamento, evita che questo statuto dei diritti non sia lo statuto dei diritti dei lavoratori, ma sia invece lo statuto dei lavativi. E Gino raccontava sempre questa questione, perché era una visione organica. Muore Brodolini e gli succede Donà Cattin. E Donà Cattin fa una cosa che oggi ci sembrerebbe incredibile: mantiene intatta la staff che aveva Brodolini, non mette delle sue versioni di fiducia. E Gino Giugni, insieme agli altri, seguono la grande vicenda dell'autunno caldo, come è stato ricordato. E qui la sapienza, la capacità, l'intelligenza con cui Gino riesce a fare progredire lo statuto dei lavoratori in contemporanea con la mediazione che Donà Cattin faceva tra i metalmeccanici e la Confindustria, perché allora la Confindustria trattava in prima persona per affrontare il problema della scadenza di carattere contrattuale. E con un'azione, si può dire, una trattativa parallela, è una legge, quella sullo statuto dei lavoratori, che in un certo senso viene anticipata. Come si potrebbe dire, con una forzatura interpretativa, che la legge poi è stata una legge di sostegno
è una legge che ha rafforzato e ampliato lo statuto. E riuscì Gino Giugni a fare in modo che ci fosse una posizione unitaria, che le perplessità della CISL venissero superate da parte della Confederazione e che si andasse avanti con un'articolazione sapiente in base alla quale allora il mondo imprenditoriale era diviso in tre: c'era la Confapi per le piccole aziende, c'erano le aziende a partecipazione statale, c'erano le aziende private, con la quale si andò avanti in altre direzioni e con la quale vennero anticipate degli accordi prima con le partecipazioni statali e con la Confapi. Rimaneva la Confindustria. E anche qui la singolarità dei fatti. Lo statuto dei lavoratori viene approvato la mattina nel giorno nel quale esplode la bomba a Piazza Fontana. Noi approviamo, il Senato approva con l'astensione dei comunisti, della sinistra indipendente, della sinistra indipendente con Dezziu, adesso non ricordo bene, ma nel pomeriggio avviene la bomba di Piazza Fontana. Lo statuto viene approvato, è uno statuto che rafforza i diritti dei lavoratori. E naturalmente valorizza la difesa tramite le organizzazioni sindacali, quindi è una legge che rafforza molto il sindacato, di un sindacato che in quella stagione si rimette in discussione, modifica il modo di procedere, realizza l'unità e sostituisce nuovi strumenti a quelli che c'erano prima. Prima c'erano le commissioni interne, vengono i delegati, i consigli di fabbrica. Aggiungo che Donat Cattin e il governo devono poi applicare un'amnistia, perché ci sono 14.000 denunce in atto e denunce, anche io ero un denunciato come Trentin e come Carniti, come Macario, perché eravamo entrati nelle fabbriche a fare delle assemblee portate dai lavoratori ed eravamo stati accusati di violazione della proprietà privata. Ho voluto ricordare queste cose per dire come lo statuto sia stato il risultato nel quale si è data una risposta alla protesta, alle aspettative che c'erano, ed è stata costruita una soluzione che ha permesso al sindacato, lo diceva bene Amato, cioè, di far entrare la Costituzione all'interno delle fabbriche, perché anche qui io penso che, come noi dicevamo allora, e noi abbiamo questo articolo 3 della Costituzione che è bellissimo e che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma dice la Costituzione, ed era quello che dicevamo anche noi, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E non per fare retorica, noi ci sentiamo parte della Repubblica, i lavoratori si sentono parte della Repubblica, e questa definizione che è la Repubblica e significa che non è un problema di maggioranza e di opposizione, ma è un diritto universale dove tutti sono protagonisti, perché noi non domandiamo, ma noi vogliamo, perché anche noi siamo responsabili che questi diritti poi non siano scritti e non applicati, ma che questi diritti siano applicati e praticati. Ancora qualche breve ricordo, qualche rapido ricordo. Cosa aggiungo? Certo che lo statuto oggi, quindi
vado nelle prospettive. Certo che lo statuto ha delle rughe, è 50 anni, il mondo è cambiato, è stato detto molto bene negli interventi che hanno arricchito, che si sono sviluppati, è un mondo che è cambiato, poi non siamo poi in una realtà nella quale anche il sindacato è forte, ma è debole dal punto, non ha quel consenso che aveva in quegli anni. E in quegli anni io ho avuto la fortuna di aver praticato l'unità, perché io l'ho fatta dal 69 al 1900, la FLM, questa sigla che è scomparsa, è stato un esempio concreto di unità che nel nostro paese ha svolto un grandissimo ruolo, come poi, anche se su una realtà più ridotta, la Federazione CGIL CISL. Cosa dico per non andare a una prima questione? Questo fatto che questo cambiamento, di solito si accusa il sindacato, ma l'errore qual è stato? È che l'articolo 18 è diventato l'argomento che ha monopolizzato l'attenzione, perché era visto in una parte del mondo imprenditoriale, ma io dico di più, in una parte di questo paese dove esiste una posizione conservatrice e antisindacale, la voglia dello scalpo. L'articolo 18 è diventato lo scalpo da esibire, mentre invece era da affrontare il cambiamento che stava avvenendo, mentre è da affrontare questo problema nella quale il lavoro è diverso, non è più il lavoro alla catena di montaggio, no? È cambiato il mondo, sono cambiate le regole, la competizione che c'è, ci sono dei problemi nuovi. E noi ci siamo fossilizzati sull'articolo 18. E io qui ricordo, perché le polemiche non sono polemiche, ma ricordo, ho avuto modo di poterlo dire in un dibattito, nella presentazione di un bel libro che Pietro Ichino ha presentato in televisione, La casa della pineta. È un bellissimo libro dove racconta il suo modo, la sua vita, le sue cose, ma racconta gli incontri con Don Milani. Quindi, e quello che mi ha colpito, lui riporta cosa dice Don Milani, e io penso che dovrebbe essere sempre alla nostra attenzione. Io lo sento non come ex sindacalista, ma la sento come cittadino della Repubblica. Dice, racconta Pietro Ichino, che Don Milani dice: per un operaio il licenziamento è come la pena di morte. Pensa ai suoi figli. Quando lui torna a casa e gli dice a loro che da domani si deve tirare la cinghia. Commenta Don Milani: dovrebbe essere vietato licenziare anche per mancanza grave. Puoi dargli una multa, sospenderlo, ma il lavoro non puoi toglierlo. Mai. Ecco, io penso che noi dovremmo parlare meno dell'articolo 18 e parlare di più dei problemi che abbiamo oggi dinanzi. E io vivo come un'angoscia il fatto che le diseguaglianze corrono il rischio di avere una dimensione diversa. Sì, c'è la diseguaglianza salariale, c'è la diseguaglianza, ma la diseguaglianza che io temo e che vedo crescere, che è cresciuta, è una diseguaglianza tra il sapere, tra il conoscere, e di un mondo che tende a diventare un mondo nel quale pochi che sanno e molti che non sanno, molti che sono soggetti alla cosiddetta intelligenza artificiale. Per carità, sono per l'innovazione, so benissimo
che la modernizzazione è uno strumento formidabile per migliorare le condizioni di vita, di cultura della persona. Però vedo in questo mondo di oggi sempre di più che la conoscenza è nelle mani di pochi e che gli altri sono diventati degli opinionisti che dicono le loro opinioni o che si limitano a dire mi piace, non mi piace. E con loro la politica è diventata la politica che fa gli acchiappalike, quello che deve prendere il consenso. E quindi io penso che è una fase nella quale lo statuto già era nella intuizione di Turati, deve affrontare questo problema. C'è la rivoluzione dietro l'angolo e dietro c'è la crescita. E noi sappiamo benissimo che nel lavoro c'è una parte che sarà sempre conflittuale, ma c'è un'altra parte dove il sapere, la conoscenza, la comunanza di alcuni obiettivi deve favorire la partecipazione. Io ho sentito Landini, il problema della partecipazione, che molte volte veniva vista come una cattiva parola, come se fosse una subordinazione, è fondamentale. Nel 68-69 noi dicevamo dobbiamo batterci e dobbiamo resistere un minuto più del padrone, era lo slogan. Oggi tu devi aggiungere, devo conoscere un libro più del padrone. La formazione, la conoscenza, la possibilità di contrattare tutte queste nuove forme di lavoro, di riunificare, perché l'individualismo uccide la solidarietà, uccide il sindacato. Ecco, io penso che questa sia la sfida da cogliere e da praticare. Da praticare, cioè il sindacato non è da mandare in pensione. Il sindacato deve, anche io qui penso, allora c'erano delle ideologie, delle divisioni, i segretari venivano detti l'ama comunista, Marianetti socialista, benvenuto socialista, Marini democristiano. Oggi non c'è, il sindacato ha una divisione. E il sindacato deve trovare, non essere un sindacato unico, ma essere un sindacato unitario che pensa, che progetta, che ha un'idea del futuro, non un'idea dell'emergenza e del momento. Noi dobbiamo guardare al futuro e il futuro dipende anche da noi. E quindi io penso che bene ricordare anche le occasioni perse in passato, è bene soprattutto approfondire questo discorso. È una sfida ed è una sfida necessaria ed è una sfida che io penso che può essere risolutiva anche per uscire da questa situazione di aspettativa, di indecisione, di frustrazione, di apatia. Ecco, io quando parlo e ho finito, quando parlo di quegli anni e dico certo merito di Giugni, merito di Brodolini, di Donacattel, ma merito soprattutto dei lavoratori, perché i lavoratori e quei giovani avevano voglia allora di cambiare il sindacato e avevano voglia di affrontare i problemi del futuro, di migliorare. Non erano dei rassegnati, dei vinti, degli apatici, ma erano dei protagonisti. Grazie, grazie per questo intervento appassionato che ha chiuso il primo ciclo. Non ci sono state tra i partecipanti alla tavola rotonda contrapposizioni forti e neanche deboli. Colgo invece un'armonia molto pronunciata. Però mi chiedo se volete replicare brevemente, perché il tempo sta per scadere, e quindi vi farei nello stesso ordine che, come è stato giustamente osservato, non è troppo alfabetico, è caotico, ma va bene forse lo stesso. Prego, professor Amato.
E dovrebbe mettere il microfono. Non c'è molto da replicare perché si coglie in questi tre interventi una fondamentale sintonia sia nell'interpretazione del passato sia nella messa a fuoco dei problemi che abbiamo davanti. Ecco, mi piace constatare in particolare, dopo aver espresso più ancora che l'apprezzamento, il godimento per le schede che Giorgio Benvenuto ci ha letto su quegli anni, che erano straordinari. Quando si dice la continuità, a volte non si ha un'idea precisa di che cos'era la continuità. Erano abituati così da decenni, ma da prima ancora del fascismo, a fare le schede in questo modo. Una delle scoperte che feci quando feci il ministro dell'interno con questi schedari fu la scheda di Lelio Basso, che negli anni 50 era la stessa del periodo fascista e continuava ad essere utilizzata per aggiungere notazioni sul personaggio negli anni 50, con la Costituzione che era già entrata in vigore da anni e con il regime che li aveva abituati a queste schede, che non esisteva più da decenni a quel punto. E quelle schede sono straordinarie, in fondo. Stanno tra il certificato di buona e di mala condotta e i certificati che facevano i parroci. Era tutto un mondo morale e politico che si manifestava. Bravo Giorgio, bisognava ricordarlo questo perché ci avevo provato io nel mio intervento, richiamando quello che aveva detto Roncaglia. Oggi molti non hanno proprio idea di che cosa significava parlare di diritti in quella terra di infedeli, in effetti, e quanta distanza ci fosse. Detto questo, una breve osservazione sul... Ecco, quando si hanno culture simili, vedete, ci si può non parlare per anni e ci si ritrova sintonizzati come prima. Tiziano e io avevamo lavorato su quel disegno di legge, sui vari diritti e su questa scalarità dei diritti a seconda dei lavori. Eravamo senatori entrambi nei primi anni 2000, quindi sono passati oltre 15 anni. Non è che ci siamo parlati molto spesso da allora, le vicende della vita ci hanno un po' allontanato e ci siamo ritrovati oggi, senza concertazione preventiva, a dire esattamente le stesse cose a proposito del rapporto necessario tra tutela dei diritti e loro gradazione e rappresentanze alle quali possano essere credibilmente affidata una contrattazione. Cioè, qui veramente i lavoratori stanno tra Scilla e Cariddi, in effetti. Il punto è quello che è emerso dagli interventi di entrambi noi a questo punto della tavola rotonda, cioè l'interazione necessaria tra l'affermazione dei diritti e la qualità della rappresentanza alla quale è affidato il negoziato con cui questi diritti vengono fatti valere. E appunto dicevo Scilla e Cariddi. La legge in qualche modo è uno Scilla necessario, ma è uno Scilla in cui io qui come Gino ho sempre dato ragione un po' alla posizione della CISL, in cui non bisogna interamente tuffarsi, non può fare tutto, può sostenerti, può promuoverti, ma non è che realizza interamente le tue esigenze, il dettato legislativo e la sua applicazione. Per fare questo occorre che cosa? Non che tu negozi, poverino, perché da solo ti massacrano
e non che negozino 4 o 5 in bicicletta come te, perché vengono massacrati pure loro, che ci sia una rappresentanza sindacale qualitativamente efficiente, modulata su queste esigenze, non dogmatica e non cedevole, che sappia interpretare lo spazio dei diritti e la modulazione dei diritti nella realtà di oggi. Insomma, ecco, tutti dicono che sono morte le formazioni intermedie, salvo quelle ambientaliste e quelle sovraniste. Dio protegga il sindacato e gli consenta di crescere ancor più di quanto non accadesse nei nostri anni. Così l'ho detta chiara come la penso, e amen. Grazie mille. Prego. Sì. Beh, intanto grazie per questo ricordo ancora di un clima di quel periodo che non era solo alimentato da questa grande mobilitazione conflittuale, ma anche creativa. Era anche stato un clima culturale di due filoni culturali che si sono congiunti anche nello Statuto dei Lavoratori: il riformismo socialista e una parte della cultura cristiano sociale, poi interpretata in chiave moderna dalla CISL, che con fatica peraltro la CISL ha saputo integrare appunto l'importanza di un diritto, di uno Stato che aiuta, promuove, e dall'altra parte il valore dei soggetti collettivi, dei corpi intermedi, adesso di cui adesso si usa così, ma in realtà questa è una formula costituzionale. È lì che è venuto questa sintesi tra la parte sui diritti costituzionali degli individui e il sostegno al soggetto collettivo. Ecco, questo clima è durato nel tempo, con alterne vicende, momenti di un'unità sindacale, poi meno, e adesso appunto è difficile da ricostruire o da aggiornare. Quindi, non solo perché non c'è conflitto, c'è poca mobilitazione, c'è questo sfaldamento, disorientamento della società, alimentato anche dall'ideologia della disintermediazione, che tra l'altro ha colpito anche il CNEL, in cui io mi trovo a operare in questo periodo. E quindi, lo ha detto anche qualcuno degli interventi di questa mattina, una legge di questo tipo, una considerazione delle prospettive per andare avanti, va fondata su qualcosa di più ampio, su una nuova forma di intesa sociale, chiamiamolo patto sociale, altrimenti è difficile che maturi qualcosa, soprattutto perché i problemi che anch'io ho cercato di indicare sono ancora più complessi, se possibile. Allora è un momento di grande contrapposizione, ma anche in fondo di semplicità delle scelte. Adesso c'è a me una situazione così di grande confusione e di difficoltà. Accenno solo a due cose che mi paiono importanti sempre per la riflessione di oggi e verso il futuro. Guardate che quei due diritti che sono stati ricordati anche qui, nuovi, il diritto alla formazione, non è, è proprio un altro cambio. Allora il pubblico, l'alfabetizzazione di un mondo che passava dal mondo rurale alla modernità industriale, ecco, grande salto. Adesso qui abbiamo un problema di come alfabetizzare alla nuova realtà digitale le persone, dai bambini all'età anziana e soprattutto all'interno delle vicende del lavoro, per stare al passo e interpretare la realtà che cambia. Quindi veramente un cambiamento dello stesso concetto di diritto. E il secondo, che qui è stato appena accennato, è la privacy o la privacy. E guardate che allora c'erano appunto le guardie giurate, e le cartelle che abbiamo sentite, le segnalazioni, e ora noi, infatti la norma dello statuto è stata stravolta riguardo a questo del controllo sul lavoro, e ora noi siamo immersi in una società digitale in cui gli strumenti di lavoro e gli strumenti di controllo del lavoro si confondono, e quindi occorre ripensare
a come proteggere la persona, l'intimità della persona in un contesto nei confronti di questa pervasività dei controlli digitali. E quindi anche la normativa dello statuto, che allora fu fondamentale per, come dire, abolire quelle forme di assurda vigilanza che ci ha ricordato Giorgio Benvenuto, è come ora salvaguardare la persona, l'intimità della persona di fronte all'invadenza dei controlli digitali. Frontiera che riguarda un po' tutta la vita delle persone nel mondo, ma che riguarda anche i lavoratori, le persone che lavorano. Grazie. Grazie mille. E prego. Sì, chiederei un attimo di brevità, però. Sì, ma io devo fare un ringraziamento molto sincero al lavoro che è stato fatto da Giuliano Amato quando nei momenti difficili lui dirigeva il centro studi della CGIL e a Federico Mancini che dirigeva l'ufficio studi della UIL. Poi devo dire l'importanza grande del sindacato di non essere chiuso, di non essere un apparato, ma di essere aperto. E io non dimenticherò che c'è una cosa meravigliosa per me, è che nel contratto del 1973 che fecero i metalmeccanici e che ottenne l'inquadramento unico e le 150 ore come diritto alla conoscenza per i lavoratori per studiare, nella delegazione della FLM c'erano Tiziano Treu, Federico Mancini e adesso... Enzo Mattina. Vabbè, Mattina era però un sindacalista. Sì, ma era nella delegazione che scriveva sì, il contratto era... con noi. E furono importanti perché noi avevamo i giuslavoristi, cioè... Il giuslavorismo venne acquistato dignità, importanza, grazie a voi. Ecco, quindi io devo fare questo, ha rafforzato il sindacato. La seconda, la formazione è fondamentale e per noi come esperienza fu decisiva le 150 ore. Noi avevamo il mondo dei lavoratori, la gran parte erano le catene di montaggio, venivano dai lavoratori, dall'agricoltura e vennero aiutati 800.000 lavoratori ad avere la licenza media. E io sono convinto che oggi il problema della formazione sia fondamentale, fondamentale, quindi Landini ha detto molto, molto bene, è una delle cose che devono essere realizzate. E l'altra, ringrazio anche Giuliano perché questo fatto di voler agire in fretta e questo fatto per cui i corpi intermedi vengono considerati come una cosa fastidiosa che fa perdere tempo è un grandissimo errore perché se io immagino all'accordo fatto da Giuliano Amato e poi da Ciampi la politica dei redditi o le altre iniziative simili di cui parlava anche poco fa Tiziano Treu sono state fondamentali per il paese anche perché il sindacato italiano è un sindacato che nella Repubblica se ne sente parte. Termino sempre perché le citazioni storiche sono importanti. Quando si decise di fare l'unità sindacale nel 1944 e nelle trattative che ci furono tra Bruno Buozzi, socialista, Giuseppe Di Vittorio, comunista, e Achille Grandi, democristiano, disse non possiamo rifare il sindacato come era la vecchia Confederazione Generale del Lavoro, ci vuole qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo era di mettere un acronimo, I, Italia, Confederazione Generale
italiana del lavoro, perché la Repubblica che si farà sarà fatta anche con l'impegno e il protagonismo del mondo del lavoro. E quindi io penso che in una fase così difficile, qual è quella che attraversiamo, di cambiamento, i corpi intermedi, ma il sindacato, è un fattore di rafforzamento della democrazia, non nel suo interesse, ma nell'interesse del paese. Grazie di nuovo, grazie mille a tutti.